Il punto debole di KTM per molti anni è stato l'affidabilità. Moto molto veloci, grandissime prestazioni, ottima ciclistica, perfette per vincere una gara di enduro di una giornata, ma impossibili da portare nel deserto. Nessuno si sarebbe fidato di portarle per 1000 chilometri, come abbiamo fatto noi, in mezzo al deserto con sollecitazioni molto forti. Adesso invece le moto sono molto migliorate, lo dimostrano le vittorie alla Dakar e lo dimostrano anche queste moto che sono fatte per stare in Europa, sulle mulattiere, che invece si sono comportate molto bene nel deserto. Questo riguarda il motore, riguarda la frizione, riguarda tutta la componentistica che ha retto bene a queste grandissime sollecitazioni. Direi quindi voto 8 per questa regina del mercato enduro 450, perfetta per le corse, facile anche da usare per l'amatore. Eccellente l'avviamento elettrico, c'è anche la pedana sulla destra, ma il pulsante funziona e funziona sempre. La prima media a quattro tempi di casa KTM era stata la 400 EXC e poi, anche per conformarsi all'introduzione della nuova categoria del Mondiale Enduro, ha fatto la sua comparsa sulla scena la 4,5, affiancando la sorella minore che tuttavia continua a rimanere sul mercato e che si configura ideale per chi si avvicini all'enduro a livello più amatoriale. In poche parole, la KTM 400 è meno brusca nell'erogazione, di sicuro perdona più facilmente qualche sbavatura nella guida, decisamente più esplosiva, ma anche un po' più impegnativa, la 450, che pure è identica alla 400 per quanto riguarda le misure di ciclistica, le sospensioni, il carburatore, la centralina e persino i rapporti di trasmissione primaria e finale. Insomma, a livello progettuale e costruttivo le due moto sono assai simili. A fare la differenza sono però 50 cm cubici in più, che sono stati raggiunti allungando la corsa del pistone. Ora le misure di alesaggio e corsa sono di 89x72 contro gli 89x64 della 400. Il valore della corsa quindi è uguale a quello della versione da 510 cm cubici. Queste misure dell'imbiellaggio tradiscono la messa a punto fortemente enduristica della 4,5, che consente un'erogazione vigorosa a regimi bassi e medi, ma meno esasperata in allungo rispetto alla versione SX da cross, dove alesaggio e corsa misurano rispettivamente 95 e 63,4. E se la EXC 450 ha una leggera tendenza a tenere poco la marcia alta, a ridarci la spinta interviene il cambio a 6 rapporti. La KTM 450 EXC è stata eletta Enduro dell'anno dai lettori di motocross e detiene la leadership quanto alle immatricolazioni. I suoi punti di forza sono il propulsore molto efficace e affidabile, motore monocilindrico a 4 tempi, monoalbero a 4 valvole, a bilancieri sdoppiati. Affidabile anche l'impianto di lubrificazione che monta un doppio filtro olio. Di ultima generazione il sistema frenante, al posteriore troviamo il freno Brembo con pinza da 26 e pompa a serbatoio integrato. Bene anche la strumentazione, ben strutturata e di facile leggibilità. La versione 2004 adotta alcune nuove soluzioni, a cominciare dai dischi della frizione, più robusti, e una pompa Magura con pistone da 9. Qualche novità riguarda anche il motore, dove scopriamo molle valvola riprogettate.
Modifiche anche allo scarico con uscita cilindro 2 in 1 e tubo singolo fino al silenziatore. Nuova caratteristica della versione 2004, anche il manubrio rental con ificato piega 608. Il peso di 117,2 kg a secco è stato mantenuto così contenuto con un progetto specifico. Parafango posteriore e fianchetti sono racchiusi in un'unica soluzione, mentre la sospensione PDS è priva di link. Sempre nell'ottica di alleggerire il peso, il traliccio del telaio è costituito da culla e montanti sottodimensionati rispetto alla concorrenza. Nuvolari ha provato per voi la KTM 450 XC in Africa, su un percorso defatigante di oltre 1000 km. E proprio sulla base di un test del genere possiamo affermare tranquillamente l'affidabilità della nuova KTM 450 XC, che nella versione 2004 appare ancora migliorata e con tutti i numeri per mantenere la leadership nel mondo delle medie cilindrate da enduro.
bene, dottore, sì, maggio è divertito proprio. Le moto sono qui sulle sono le fotografie. Sì, la chiamo? Va bene, ok, ok. Vada facile. Ah, va bene. Chiamo io. Ma voi come siete rimasti d'accordo? Che non lo so, la chiamavo io. Non ho capito, scusa Pierre. No, io la chiamo, punto e basta, fine, ok? Io la chiamo, basta, punto. Non ho capito, scusa Pierre. Ho capito, ma se è sua o da un'altra parte, perché so che poi vediamo modo. Cresce la grande cosa allora, guarda. E da ora cresce, che davanti è suo uomo ombra. Benelli, anche lei, c'è bene. No, non è Benelli. È bravo, ascoltami, parliamo la stessa lingua, ma non me ne frega niente. Ti faccio sapere, ti chiamo, ok? Ciao, ciao. Vabbè, vedo io, dai, vedo io cosa mi dici. Vabbè, poi ti faccio sapere, ok? Ciao, ciao, ciao.
buoni, buoni. A momenti cadeva. Meno, meno. Si è fermata fa poco, no? Super primino, hai visto? Borghini? No, ma mi sembra bene. Borghini? Tu sei dalla tabella. Potrebbe essere. Borghini, fermo quel treno! Oh, se ne vada! Lei rovina la truppa qua! Io avevo visto una. Un uomo la tabella pendolone. Non c'ho più le braccia. Mi mancano. Togli le maniche, no? Del giubbotto, no? Sì, no, ma non per il caldo. Io un po' le mani. Cos'è il bandolino? Come il bandolino, no? Già non andava con nuovo. Vediamo sì adesso. Dopo 30 anni. No, denuncia quando l'ingegnere che l'ha fatto. Sì, sì. Probabilmente non ha mai avuto tanto successo come oggi col modello lì. Per Guido e per Guido, in modo che tutti vissero felici e contenti. Invece, allora quella che ha fatta dura, beh, Mila passa. Olivier era già la partita. Allora, Mila, prossima volta con la faccio Mili, faccio andare su per il campanile. La stessa corda, sono le due il campanile. Sì, che è quel basso e quell'altro. Arrivano dei girelli dei Morini lì. Ma c'è?
è vero, c'ha ragione. Noi ci carichiamo. Perché l'adrenalina, no? Poi arriviamo a casa uguale. E Giorgio? Mi carico di molto l'adrenalina, basta. Io vado in moto tutta notte, chiudo gli occhi, continuo a sognare di essere un percorso. Giorgio! Cisco, apri vista! Menchia, Santoro! Fuggito! Mazzini un po' il problema! Poi Pasquale, fammi uno spettacolo, va! Di arte varia! Sfida con il mio amico Vincenzo qui, in salita. Sai che mangi pesto. Giù, ritorni giù e venite a scappare. Dai, prego. Manubrio, finché è lento. Adesso è Gigi Rider, è quelli che girano con quella con quella Gigi Rider. No, Easy Rider. Vabbè, quella lì ha tirato fuori la moto ieri. No, ma dico in generale, io per primo, sì. Anche tutti questi punti. Ogni 10 anni. No, noi le moto le adoperiamo ogni 15 giorni e le vedi, no? Quelli l'ha tirato fuori oggi, non se neanche accorto del manubrio. Ma quando prende un colpo di quelli lì, sai i denti. Gli è andata bene perché sai i denti. La godoria cinese, quella lì. E vai. Ah no! Non è una bella cosa. No. L'abbiamo fatta 100 volte, l'abbiamo fatta su e giù 10 volte, no? Ma andare in giro gente con i 50 anni, no? Andare un attimo, guarda. Io ho più 3 e mezzo. Vai, è un collage di
Italia. Possibile che sia un 50 questo. È impossibile che sia un 50. No, ma difatti no. Corre nel campionato, no? C'è già una risa in piedi col Pietro Casa. No, quello non può essere un 50. Non è un 50. Non viene su qua così, non viene su con quella marcia lì. Non ce ne deve neanche cannonate. No, può essere elaborato quanto finché vuoi, finché vuoi. Finché vuoi. 34 travasi, 8 carburatori, ma così non viene su. È 50 anche quello lì, è peso da doppio. Pensa te. Non va da spegnere! Vincenzo, ci hanno lasciato qua! Minga! Questo è Riviera. Eppure il rumore è suo. La moto è blu. Lui. L'ape è la sua. È un sacco, 50. No, è l'ufficiale. No, questo è l'ufficiale. Marzo. Questo è l'ufficiale. Oggi a me però. Dove ti viene su quel cerino internato? Dai, faccio un po' di cosa. Ma ci divertiamo.